Allora, ecco, salutiamo la nostra amica. Ricordiamo a voi tutti che ci state seguendo in diretta in questo momento, quindi sul nostro sito internet in diretta in questo momento, che è www.cartomantieuropei.it. Altrimenti ci potete comunque rivedere sempre tutti i giorni sui nostri canali dove siamo presenti, che sono alcuni di questi, sono per esempio tutti i giorni dalle 14 alle 16 sui canali 896, 902, 905. Pronto? Pronto. Ciao, no? Ciao, benvenuta in linea, chi sei? Ciao, mi chiamo Graziella. Graziella, Graziella, che segno sei? Toro. Quanti anni hai? 42. Hai una vocina proprio quasi quasi, ho detto Madonna, ce l'avrà 18 anni? Sì, dimmi Graziella, come posso aiutarti? Voglio sapere qualcosa sull'amore col mio ragazzo, che litighiamo e poi cerchiamo sempre di fare pace. Voglio sapere come andrà con lui, se le cose procederanno bene. Va bene, che ti dice, è anche bello litigare per poi far pace, però sempre poi diventa un po' pesante, vero Graziella? Soprattutto quando lui mi ha tradita. Aia, stimma. Lo so. Che segno è? Segno acquario. Di fuoco? No, acquario. Acquario, segno di aria. Sì, di aria, sì. Allora, quanti anni ha? 38. Come si chiama? Italo. Allora, vediamo un po' con Italo come andranno le cose, quindi, ma non pensiamo, cioè in generale, ok? Non è che dobbiamo mirare solo la sfera dei tradimenti, giusto? Sì. Allora, non incrociare le gambe, pensa al viso di Italo, mi aiuta molto a me per inquadrare la persona. Ok, pensa al suo viso. E quando ti senti pronta mi dai uno stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Eh beh, sei comunque la sua imperatrice, adesso tu non hai modo di vedermi in televisione, giusto? Troppo no. Però se potrai vedere le repliche anche, ho inquadrato proprio la bellissima carta che rappresenti tu, la sua donna, la sua imperatrice. Allora, beh, lui è un piacione però, guarda, due carte che ho girato, lui è un simpaticone, adesso non è che voglio prendere le sue difese, però a lui a volte gioca, scherza. La storia che alludi tu, insomma, è stata una cosa un po' non programmata da lui. Casualmente è successo, un po' il suo lavoro lo porta a questi incontri un po' così, Che lavoro fa? Lui è elettricista. Ah! Però è un pochino disoccupato, però attualmente... Vabbè, ecco, i lavoretti li sta facendo, perché comunque, dai, lo vedo che si arrabatta, La passata, quella che frequentava. A me è uscita una giovinetta bionda. Ora, non so se sei tu la bionda o no, lei. Io sono castana chiara. Lei è bruna, scura di capelli. No, a me viene che lui in questo momento, come primissima carta, mi è uscita proprio la giovinetta. Giovinetta perché, ripeto, non è solo la voce che tu hai da giovane, ma chi ti vede non te li dà 42 anni. No, non te ne posso neanche. Capito? Ma sì e no, non sembra manco una trentina d'anni che c'hai. Oh. E la giovinetta, la carta, la rappresenta con te, la figura, la rappresenta la raffigurazione con te. Lui l'hai portato alla riflessione, cioè lui la paura di aver perso tutto quello che comunque ha costruito, perché lui dice che con te ha costruito un rapporto, forse alludendo anche alle liti, alle discordie, è come se lui sentisse che a forza di litigare e di chiarire siete arrivati al punto di conoscervi talmente bene
ritiene che tu sei la donna giusta per lui. Poi lui dice: io non posso concretizzare ancora questo rapporto perché la situazione economica è quella che è. Lui ha una casa che sono anni che sta aggiustando questa casa. La casa della sua famiglia, provincia di Rieti. Oh, Sì. ma ragazzi, visto che ti dice Monia, allora, se ho indovinato questa Sì, ha cosa. combinato tutto, non solo questo, tutto quello che vedete è tutto vero, perché non so che è tutto vero, l'ho sentito dire pure da lui. Oh, allora, vedi, però dici, questa casa per lui è un sogno per cambiare vita, perché lui si vuole allontanare anche da tante situazioni, Graziella, che ha lì. Tu sai i dispiaceri che ha avuto anche problemi. Non voglio dire con la giustizia perché è un delinquente. Lui ha avuto problemi con il fisco, con Sì, il. vero Quindi ecco, lui vuole veramente ricominciare, ma con te, credimi, anche perché ti ha proposto di andare via da là e di costruire un avvenire con lui, probabilmente. parlato pure di un bambino, ha Sì. detto che però è arrabbiato che, con il mio comportamento che litighiamo, però ieri parlava e se viene un terzo bambino, io perché lui è lui, lo sopporto 2 anni fa, parlavamo di un bambino. Sì, no, ma c'è ancora, eh? C'è ancora. Cioè, lui è un elettricista, però lui ha una grande passione che per tanti è uno sport, per lui è proprio bravo. Sì, a casa mia mi ha fatto quasi tutto l'impianto, mi pitturava la casa, mi sistemò la casa, Sì. tante cose ha fatto, l'impianto elettrico, tante cose, Beh, anche. adesso sta Tatiana. No, no, ma guarda, è una brava persona, è un grande, si dà da fare, cioè Che mi ha io. tradito, non Ma quello, allora, giusto? sì, vabbè, però ascolta, Graziella, io adesso questo, no, ti do ragione perché non voglio che tu pensi, insomma, il tradimento è una cosa bruttissima, Lo però a volte, come anche le cose più brutte che possono capitare in un rapporto, non sono sempre distruttive, a volte sono anche costruttive. Ormai è successo, va bene? Ormai è successo. Io ti dico, non è uno che è avvezzo a fare questo. Certo, ti ho sottolineato che il suo lavoro in passato lo portava spesso a entrare a contatto con donne, magari che facevano un po' le stupidine. Va so. Madonna, lui è un uomo che tra l'altro mi dice la carta del demonio, che non è che è il diavoletto lui, però è anche molto passionale, che lui ha letto. Cioè, bravo, non è bravo solo a fare Lo so l'elettricista. un grandissimo, perché ci sono passato io, Ma hai capito? lui con tutto. Mamma mia, è una che gli fa dei versi, delle cose. E come si fa? Cioè, lui purtroppo non voleva, perché non è un uomo che è andato alla ricerca. Si è creata una situazione, voglio dire, questa donna, se vogliamo, la carta mi dice anche che è rappresentata da una donna di facili costumi, mi dice proprio la carta di facili costumi. Libertina. È libertina, È lo libertina, c'ha un amante che sono anni, che è sempre quello. In più c'ha storie so. Ha tanti fugaci. amanti. Ah, cercano un amante. Ce n'ha tanti, allora. Ce n'ha tanti, non è che voglio dire, lui si è trovato, secondo me, attaccato una spina, mettiamola così. Messo una spina dove non la doveva mettere, ecco. Infatti era su Facebook, l'ho scoperto che erano su Facebook che si baciavano nella prima foto. Mamma mia, bruttissimo, triste, però voglio dire, lui ha chiuso definitivamente. Guarda, queste due carte parlano di te come imperatrice e lui come imperatore. Se l'avessi messe vicino, non sarebbero potute uscire una accanto all'altra. Voi due sarete una coppia perfetta, però basta litigare. Graziella, ci devi mettere una pietra grande, grande, grande sopra. Ecco. Adesso andate via un paio di giorni? Perché? Secondo me ti fa una sorpresa. Sì, Sì. non lo sapevo, Monia, sei un tesoro, non lo sapevo. No, ma vedrai che te la fa, tu fai finta che ti è arrivata come sorpresa, però, eh? Che a te ti piacciono queste cose, a te piacciono. Sì, no, ti porta a mangiare in un posto particolare, perché poi è anche di buona forchetta lui, eh? Sì, vero, sa cucinare. Sa cucinare, proprio, ma guarda, oh, diciamolo, dai, è un uomo da sposare.
Dopo, gli uomini hanno tutti dei difetti, voglio dire, anche noi donne non è che siamo così perfette, no? Guarda, ha sbagliato, però non è un uomo avvezzo a tradire. Forse gli è servito ancora di più per capire quanto tiene veramente a te, quanto sei la donna perfetta per lui. Lui è un Come altro. diceva mio fratello, vero, così diceva mio fratello che non c'è più Michele. Diceva le stesse cose che hai detto tu, per capire meglio se succede un giorno, succederà per capire meglio che sta con te, vero? Sì, io infatti la carta mi dice proprio che non tutto il male è venuto a nuocere, forse se non avessi toccato con mano la paura, veramente la coscienza di perderti, non sarebbe scattata in lui questa grande voglia di ricominciare al lavoro, a lavorare a 360 gradi. Vuole finire questa casa, perché me l'ha detta proprio in prima riga, che vuole finire questa casa. Vuole costruire, diciamo, una stabilità al di fuori. Lui dice: tanto io il lavoro lo trovo perché io non so fare questo, quell'altro, io quello che mi metto a fare fa tutto, mette cartongesso, Quasi lo mette, sta adesso. fa, sa fare anche l'idraulico, sa fa tutto. Sì, vero. Ma adesso pure il bagno, pure Ma lui anche la macchina, lui smonta, si mette le ganasce da solo, dei freni, fa tutto da solo. È un ragazzo, dai, dai, no, io lo perdonerei, io non sono femminista, non sono, e neanche però maschilista, quindi, però ti dico, io vedo la purezza in lui, ha sbagliato, però sinceramente a me piace il tuo, anzi tienitelo stretto, guarda che qui te lo stanno a guardaparecchi, te lo stanno puntando, ma lui adesso per esempio è cambiato, dopo questo tradimento lo vedo. Come ecco, dice, io c'ho Graziella, dopo lui è al bar, saluta tutti, guarda le cosce di quella, perché lui è fatto così. È fatto così. Gli puoi dare anche uno scappellotto, però lui tanto dice, vabbè, ma mica gli occhi che faccio? Mica sono un cavallo che giro con i faraò. Però, però tu sei la donna sua, ok? Ok, io stavolta ce l'ho dato un scappetto. Vedi, buffotto, hai fatto bene a dargli un buffo dietro al collo, brava. Senti, ti mando un abbraccio, mi raccomando, seguici sempre e fammi sapere come andranno le cose, ok? Graziella, ciao, Monia. Ti bacio. voglio bene, ciao. Ciao, ciao. Allora, sì, i tradimenti non piacciono a nessuno, non ho mai conosciuto una persona che ha detto, ah, che bello, sono stata tradita o tradito. Però, molto spesso. Io credo anche che possa succedere, no, nella vita di inciampare, non dovrebbe succedere, però siamo esseri umani fatti di carne ed ossa e quindi probabilmente a molte persone può essere accaduto di cadere in inganno, perché c'è anche quello da dire, però se poi ci si rialza, se si sgrulla tutto da dosso, si comincia di nuovo a guardare le cose vere, importanti, quelle che contano nella nostra vita, nei sentimenti. Si può dare una seconda possibilità. Pronto? Pronto? Non siamo pronti. Va bene, la nostra amica richiamerà e ci passeranno di nuovo la telefonata. Allora, ricordiamo a tutti voi che ci seguite sempre, innanzitutto vi ringraziamo tantissimo perché siete comunque in tanti e perché comunque ci state appunto accanto, sia nel blog, tantissimi di voi scrivono. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Salve, ciao, mi chiamo Vittoria. Oh, Vittoria, che bellissimo nome, mi piace tantissimo. Grazie, Vittoria, io sono Monia. Piacere. grazie. Piacere. Che segno sei? Cancro. Una cancerina di quanti anni? 25. Piccolina ancora. Sì. Dimmi tutto. Guarda, io sono single da 9 mesi, volevo capire se c'era qualche possibilità di incontro nuovo, oppure come mi si ripresentava in passato, visto che già si ripresenta spesso Diciamo qualche. sei soggetta a déjà vu. Sì. Allora, senti, io guarderei proprio la tua situazione, la tua vita, vediamo cosa viene fuori, ok? Allora, io mischio le carte e mi dai uno stop quando vuoi. Ok, stop.
sono volate due carte dal mazzo, destra, sinistra o centro? Destra. E mi correggo perché è vero che hai 25 anni, ma c'hai una grande esperienza sulle spalle, eh? La vita non ti ha regalato granché. Vero. Allora. Sei una ragazza paradossalmente inseguita tantissimo, perché comunque non si può dire che sei una brutta ragazza o che ti manchi qualcosa. No, hai cultura, hai bellezza, hai anche amicizie, molta invidia, cara mia, mamma mia, che come sei invidiata. Ecco. Però, sai, l'invidia anche dice che serve, prendiamola. Prendiamola. Allora, sì, eccolo qua il mascalzone latino, ecco, è uscito qua, ecco subito. Allora, l'uomo del passato mi viene sempre che lui ogni tre, ogni quattro si fa avanti di nuovo, perché una come te, sinceramente, Vittoria, lui lo sa, che non è facile da ritrovare, ma sa anche che ti ha ormai così tanto deluso che gli è sempre più difficile tornare. Quante volte l'hai perdonato? Le carte neanche me lo sanno contare. Beh, no, l'ho perdonato, vabbè, tante volte a livello di... Sì, di pazienza. Sì, ma niente, certo. Com'è? No, dico, non è che parliamo di perdoni nel senso che chissà cosa abbia fatto. No, certo, però dopo un fidanzamento di 3 anni e mezzo mi ha lasciato per un anno, poi è ritornato e quindi me lo sono ripreso. E quello è stato il più grande errore, perché poi dopo 7 mesi di nuovo mi ha rilasciato 9 mesi fa, sempre con la stessa modalità. Ecco perché volevo capire se era un passato che si ripresentasse, nel senso che non mi rivieni per lui, oppure siamo già definitivamente chiusa. No, allora lui soffre di questa grande confusione mentale nei tuoi confronti. Io l'ho chiamato mascalzone latino, perché il mascalzone latino è colui, un po' il Peter Pan, no? È il Peter Pan nostro italiano, il mascalzone latino. Nel senso, lui vive bene, tra virgolette, questa sua indipendenza, questa voglia di rimanere single. Perché? Perché ha tante distrazioni intorno. Ecco Vittoria, cioè, tu sai che comunque lavora, vedo un sacco di cose che fa, però non lavora. Però guarda, è come se lui lavorasse, perché veramente fa un sacco di cose, cioè con gli amici si muove, non sta mai fermo. Ecco, quindi capito, per lui io non lo vedo molto maturo, è questo sostanzialmente. Ah, beh, questo sì, alla base certo. Alla base c'è una grande immaturità, che non, la carta non lo vede come una persona pronta a costruire, diciamo, un percorso differente da quello da single adesso. Però ha paura anche di perderti. Ecco perché poi ogni tanto ritorna, c'ha questo senso di riavvicinarsi, perché l'amore lo sente verso di te. Però è come se avesse un richiamo molto più forte verso la sua indipendenza, verso questo modo di vivere un po' la giornata. Anche perché lui mi esce non tanto un disaccordo con te, ma in passato c'è stato un disaccordo con qualcuno che sta vicino a te. Sì, probabile, perché poi si... conoscendo i miei, poi si sono messi anche in mezzo. Vai e vieni, tesoro mio, gli avranno detto, che vuoi fare con mia figlia? Giustamente. Certo. Io lui lo vedo ancora riavvicinarsi, tra un po', non è lontano tra l'altro, Solo che però passa il tempo, Vittoria, e tu puoi stare sempre... Oh, ti faccio la sorella, quella che ti sgrida. Puoi sempre aspettare che lui cambi, che lui cresca, che lui maturi? No, assolutamente. Mi chiedo. Anche perché è vero che tu hai degli interessi, è vero che sei una persona che comunque non sta ferma, però la tua vita così è un po' risicata, no? Certo. I tuoi, i familiari, chi ti sta intorno è sempre più abituato a saperti sempre lì e che sei sempre pronta. Sì, stai rischiando, secondo me, di non, fammi scegliere le parole giuste per non
Insomma, di farla la monaca di clausura in casa, quella che tanto se si deve accompagnare a fare una visita, ah, ma ci pensa Vittoria. No, andiamo, che ne so, là al paese, lì 2 giorni, ah, ma tanto Vittoria è libera. Capito? Ma, cioè, Vittoria ha anche un cuore, Vittoria vuole essere amata, corteggiata, ha diritto di uscire per un weekend, anche se, insomma, non si fanno perché sei di una mentalità un pochino, no? A casa non è che sono così aperti, però neanche poi sta chiusa così. Fammi vedere perché ho rimischiato le carte. Solo te, mettiamo lui. Lui che segno è? Prima che continuiamo. Capricorno. Ah, dai, No, perché anche capoccione, anche testone, capito? Allora, mettiamo lui un attimino da una parte, una volta tanto, che sennò sembra sempre che c'è sempre lui come pilastro, invece mettiamolo da una parte. Vediamo perché. Dammi uno stop. Tu Stop. hai studiato, Vittoria, vero? Destra, Sì. destra, sinistra o cenni? Delta. Però non hai potuto mettere in pratica quello che è per te. Esatto, sì, esatto. Allora, professione, vedi? Ma hai intenzione di metterti invece giù di brutto a trovare qualcosa? No, io adesso con il mio lavoro mi trovo bene, quindi non ho intenzione né di cambiarlo, né tantomeno di No, ma rimanere. vedo vittorie nel lavoro. Mi dà la prima carta professione, ardore. Cioè, è vero che non, probabilmente non stai facendo per lo stesso lavoro per il quale avevi studiato, però c'hai Sì, infatti. grandi, grandi oneri da raccogliere, veramente. Complimenti. Molto di lavoro, grazie. E questo però la carta mi porta a un cambiamento. Un cambiamento intorno a te molto positivo, grazie al tuo lavoro. Perché io vedo conoscenze all'interno, conoscenze grazie al tuo orario di lavoro, mettiamola così, non voglio che pensi Ah, che lo trovi dentro all'ufficio o al negozio, adesso non so che ok. No, tipo di anche perché lavoro. sarebbe Però io lo vedo durante le ore del tuo lavoro, quindi è una conoscenza che non è serale, capito? Come dire, cioè. anche perché so poco, quindi No, beh, posso questo è male, dire. diciamo, lo sanno tutti, lo sanno anche le carte che non esci, visto, te l'hanno detto anche loro prima. Allora, questa è, oh, questo, vedi, questo mi piace. Però guarda che tu anche su questo vai d'accordo col Capricorno, perché siete due testardi. Sì, quello sì, infatti. E tu farai questa conoscenza, ma mica sarà semplice conquistarti, perché tu girerai sempre lo sguardo verso il Capricorno, perché tu gli vuoi bene al Capricorno, ci tieni tanto a questo Sì. ragazzo. E lo stai scusando anche su tanti versi, addirittura cioè, tu puoi dire tutto di lui, ma guai chi dice qualcosa male di lui, guai. È vero. Io tanto gli T'arrabbi. altri no. Beh, sì, tu magari c'è quello, così, cos'ha, però se qualcuno te lo dice, t'arrabbi. Allora, Davvero. la carta mi dice che questa conoscenza nuova tu la farai. Lui ti starà dietro per parecchio, ti gira intorno un sacco di tempo, cercherà di conquistarti in tutti i modi, però la carta mi dice che la cancerina che c'è in te si girerà sempre verso questo Capricorno, rischiando di perdere questa opportunità con quest'altra persona. Allora, le carte, Vittoria, non servono solo a sapere che da qui a un mese ci avrai un burrone davanti e ci caschi dentro come una pescia. Oh, significa che la carta la devi ricordare, cioè Moni ha detto che le carte mi hanno detto, senti che gioco di parole, che incontrerò una persona che mi farà il filo, che sarà veramente una persona un pochino diversa, dall'altro. Questo è una persona che è acculturata, che studia tanti interessi, sta benino economicamente, non voglio dire tanto, quelli con i soldi sono finiti tutti, quindi questo è abbastanza, insomma, sta bene, benestante, gli piace comunque crescere nell'ambito del lavoro, è una persona. Oh, io lo vedrei tanto simile a te perché avrete tante cose in comune. Poi sarai tu, o caschi dentro come una pescia, o gli
dai una possibilità. Tanto... Quindi mi dovrò dare un figlio praticamente, il passato e il futuro, diciamo. Sì, brava, io ti dico che più che per me io te lo voglio prospettare come un bivio, cioè la carta deve aiutarci, a tutti noi che la interroghiamo, ad avere la possibilità di scegliere. Poi certo, sei tu a decidere, ma quando ti succederà di avere questa persona, di conoscerla, richiama me o richiama comunque un qualcuno, dici ma una stupidotta un po' di tempo fa mi disse questo. Ecco. Mettiti il beneficio del dubbio, dai a questa persona la possibilità di darti una vita nuova, di uscire, di conoscere, di andare fuori dalla città, di fare, quando non lavori, di avere, c'è un mondo là fuori, capito? No, non lo sai, perché ancora non, te lo raccontano, ma tu non lo sai, quindi è vero che hai 25 anni, però io sei più grande. Perché queste sono le responsabilità che hai addosso e la vita che fai. Quindi un po' devi anche goderti l'età della sciocchezza, l'età delle cose semplici. Se non lo fai adesso, quando lo fai? 40 anni dopo ridono, Certo. Dici, ma quella che fa? Fa le cose stupide che si fanno a 25 anni. Ho capito, quindi mi troverò di fronte a questo, diciamo, video. Sì. Assolutamente sì, e che è un bellissimo bivio, è una possibilità di rinascita, di vedere qualcosa di nuovo. Poi sai, mia nonna mi diceva, tanto se quello è per te, non te lo leva nessuno. È vero. Capito, tesoro? È vero. Quindi darti una possibilità. Ha sbagliato tanto, traine tu, voglio dire, quando può servirti, quando sarà il momento, te la giochi la carta, si senti carino, a me mi hai messo da parte due volte, adesso ci stai tu da una parte un attimino, se poi ritorno, che il mio cuore mi spinge verso di te e mi dai la possibilità che io l'ho data a te due volte, tu me ne dai una, ok, però te la devi giocare, Vittoria, la carta, guarda che il destino, il treno non passa se non viviamo alla stazione, che passano una marea di treni, ok? Ho capito, va bene, ti ringrazio, ti farò sapere comunque. Sì, tienici aggiornate. Ciao. Va bene, grazie mille. Ciao. Allora, sì che non viviamo in una stazione dei treni, no? Quindi il treno per noi, ognuno di noi c'è. Poi sta a noi, o ci saliamo o rimaniamo sulla banchina della stazione, no? Poi però non possiamo... che o aspettare un altro treno, non si sa quando passa, se sarà comodo, se sarà pieno, se sentiremo caldo, se sentiremo freddo, quindi diciamo le carte vi devono servire a scegliere, non scegliere per voi, attenzione, voi avete comunque libero arbitrio significa scegliere comunque sempre voi, però almeno vi date delle possibilità, giusto? Allora, non so a che punto siamo arrivati della trasmissione, mi fanno segno che siamo al termine, quindi giusti per salutarci, per ricordare, io mancherò un giovedì, però mi raccomando, ci sono le ragazze, ci sono le mie collaboratrici, il mio staff, sempre pronto, sempre aperto, dalle 7 alle 2 di notte, 7 giorni su 7, per tutti voi. E www.cartomantieuropei.it, visitatelo che vi terrà molta molta compagnia. Un bacione a tutti e buona vita. Chiama il centro dei cartomanti europei. Ad accoglierti in studio troverai i migliori professionisti della divinazione. Ti offriamo la nostra esperienza e la grande serietà che da oltre 20 anni ci contraddistinguono. I nostri centralinisti ti accoglieranno tutti i giorni dalle 7 alle 2 di notte allo 0773 49 36 60. Sapranno consigliarti la cartomante più adatta alle tue esigenze. Scopri le dirette in TV e tutti i contenuti sul nostro sito www.cartomantieuropei.it e chiamaci. Ti renderemo il sorriso. Parola di Monia.